Day Television. Ditelo voi! E poi non adesso, ma no! Dopo la presentazione, quella ce l'ha tutta in testa la presentazione. Esatto, fate casino, naturalmente chi di voi lo voglia fare si può anche strappare i capelli. Chi non ce li ha se piglia chi l'ha fianco. Dividetevi i capelli, non si e per concludere l'esilarante spettacolo dei Ditelo voi. Chiaro? Sì, ma buccio! Vai di là! Signore e signori, questa sera hanno cena per voi, e Ditelo voi! Che cosa deve fare? Vieni con me, ti accompagno. Allora, forza, dimmi. Lasciamo stare! Amici Nathan Day, sono in compagnia di, lo dico io? Lo dicono loro? Ditelo voi, benvenuti sulle telecamere di Night and Day Television. Buonasera a tutti, o buongiorno, dipende da che ora ci vedono, no? Buonasera a te. Buonasera. Ciao. Buonasera. E soprattutto benvenuti nella piazza degli eventi a Nocera Inferiore. Finalmente, era tanto che ci mancavamo da Nocera, non è vero, siamo stati l'anno scorso e siamo sempre felici di tornarci, ci accolgono sempre. Bella che facciamo sempre le stesse cose, ma perché... Che c'entra questa cosa? La gente cambia. Tu fai... Io ho riconosciuto la prima fila, erano le stesse l'anno passato. Non è vero. Ma guarda, Vallello, che cosa diresti tu? A sera, lui è un po'... Come lui, vedi, è bassino. Un po' bassino. Anche con le parole. Allora, tanti sono i personaggi che siamo soliti vedervi interpretare, dai preti, Dante Alighieri, l'Odissea, Garibaldi. Ce n'è qualcuno che magari a voi piace di più in particolare? Ma guarda, noi siamo legati fondamentalmente a tutto quello che facciamo. Sono dei nostri figli, quindi come diceva Filomena Marturano, sono tutti uguali i figli. Quindi li amiamo allo stesso modo. In realtà ci ricordiamo solo dell'Odissea, infatti facciamo sempre quella là che il resto tra l'altro non ce la ricordiamo nemmeno a memoria, ce l'abbiamo anche scritta. A sera. Nella vita professionale amate far ridere, ma nella vita privata siete davvero così? Facciamo ridere, tu non ci siamo conosci ridicoli, nudi. Siamo proprio ridicoli. Noi nudi, facciamo ridere. Guarda, ci facciamo due risate. Non ti preoccupare, lascia stare, lascia fare, si capisce che siamo... Belli dentro. Bene. Belli fuori? Beh no, belli fuori non direi, forse 27 anni fa, precisamente 27 anni or sono. E allora se io dovessi chiederti quanti anni hai, tu cosa mi risponderesti? 39. E tu? Io posso dire anche 40. E tu a sera? A sera. 39. Allora, normale così, senza alterare. No, ma assolutamente, abbiamo l'età che dimostriamo in realtà, insomma, quindi siamo ancora giovani. Veramente saltiamo, non so se ci hai visto, saltiamo sul palco, balliamo, cantiamo, facciamo... Col Viagra molto meglio. Piuttosto? Ecco, piuttosto, il titolo. Dico. Non filmo con, piuttosto. La devi smettere. Hai trovato il titolo? Non ho trovato nulla. Un titolo? Piuttosto? No! Piuttosto ti prendo a calci. Io so una cosa, che il 2010 che è arrivato da poco ha per voi in cantiere qualcosa. Cosa? Ma allora, fondamentalmente abbiamo uno spettacolo nuovo che proporremo a fine marzo all'Acusteo e poi alla Cascia saremo e poi naturalmente insomma nel periodo estivo gireremo i vari teatri all'aperto e piazze. Colorado, ci sarà la prossima edizione di Colorado dove fortunatamente ci saremo. Lello, vuoi aggiungere qualcosa? A sera. Io farei una piccola premessa. Una preghiera. Cos'è la preghiera? La premessa, prima la messa, la preghiera. Certo che tu sei proprio ignorante. Beh, effettivamente non mi posso lamentare. Mi mancano 3 esami per diventare analfabeta. Scusami, sei iscritto a qualche università? Sì, sono iscritto a stronzologia classica. Bello. Cosa farai da grande? Beh, penso di fare lo stronzologo. Sembra un'ottima attività. Mi aprirò una stronzeria. Scusami, fammi capire come funziona. Uno viene da te e tu... Rica stronzato. A pagamento. Certo, un lavoro che un altro. Certo. C'è chi fa il capocchione. E chi fa... Com'è vivere questa esperienza su una rete davvero eccezionale? Ma guarda, per noi è molto bello, cioè voglio dire, ci siamo integrati
con questo gruppo, ormai ci lavoriamo da quasi 6 anni e siamo ben felici di far parte di questa grossa famiglia che è Colorado. Siamo tutti. Ci pagano bene, quindi vorresti c'è un po' troppo. Ma che capre? Ma che cosa, Mimmo, per favore? Lello, digli qualcosa. Lello, ma la tua vita è colorata così? Sì, molto colorata la mia vita, perché riesce a essere sempre di vari colori come l'arcobaleno. Aggiungerei solo un'ultima parola. Ah sì. Hai un piercing sulla lingua. Non è vero. Hai un piercing. Non è vero. La bacio e vi faccio sapere. Guarda. Ce l'ha. Gli è rimasto. Mi ha rotto la lingua. Allora, ragazzi, scusate, se ti è piaciuto, dite la vostra amici. Dite le vostre parenti. Ma soprattutto, ditelo voi. Saluto a tutti loro che ci stanno seguendo, Night and Day Television. Amici di Night and Day. Andiamo a cuccare! No! No! Ciao! Ciao, a presto!